Ehi, buona domenica a tutti. Inquadro la pagina, andate sempre a vedere le fotografie delle cliniche perché dalle fotografie vi rendete conto quelle che è la lavorazione che fanno. Solo che un non addetto ai lavori vede la bocca, però non capisce quello che è il lavoro. Ecco qua già si vede un lavoro finale. Questo qui è un lavoro finale, tutto pubblico, quindi non mi denuncia nessuno per questo che dirò. Qua si vede la sporcizia che c'è all'interno di queste capsule, oppure qua si vede l'imprecisione. Se io vado a zoomare si vede che la ceramica entra addirittura dentro alla struttura. E in più, se io vado a vedere come è stato montato questo paziente felice, andiamo indietro. Questo qua è il livello di lisciatura del mancone. Si vedono chiaramente qua i segni delle fese. E quindi una qualità molto molto scadente della fresatura, e non c'è anzi la parte finale che consiste nella lisciatura dei monconi. E in più è stato fatto, vedete qua dietro ci sono impianti, si capisce chiaramente che hanno fatto una riabilitazione mista tra impianti dentali e radici naturali. Questo va fuori dai protocolli internazionali. Qua hanno montato un'arcata che sta su dei perni, delle simulazioni di radici che non sono ammortizzate, su delle radici che sono invece molto ammortizzate. E in più c'è uno, due, tre, quattro elementi di mezzo che sicuramente fletteranno parecchio e spaccheranno. Quindi la ceramica qua spaccherà. Andiamo ancora avanti, andiamo a cercare. Questo è mitico perché qua c'è veramente il top del top in questa pagina, anzi il peggio del peggio. Andiamo a vedere, questa è un'arcata completa fatta a Tirana. Guardate l'imprecisione qua del metallo. Qua zoomo proprio, vi faccio vedere. Questa è la classica struttura che non va avvitata, ma viene incollata sopra gli impianti dentali. Questi sono gli impianti dentali che fuoriescono. Pulisco un attimo il vetrino. Sono degli impianti, anche qua si vedono i segni del fresaggio, perché sono degli impianti che vengono fatti uscire dalle gengive. Dalle gengive invece non deve uscire nulla, solamente dei piattelli sui quali poi si va ad poggiare la protesi e avvitare. Quindi una protesi che non va a tirare su questi perni, non sviluppa forze sui perni, i perni negli anni non perdono osso, ma viene avvitata su dei piattelli in maniera passiva. Questi sarebbero un pochino per chi fa tasselli chimici, okay? Sono tipo dei rompiforze. Chi si occupa di edilizia conosce i tasselli chimici, è qualcosa del genere. Fungono da rompiforze. Invece qua abbiamo dei perni che sono tutti divergenti. Infatti se ma lontano vediamo che l'asse di questo perno è differente dall'asse di questo perno. Allora, per cercare poi di incastrare la protesi, che è questa qua, con la colla, si devono poi limare a schifo. Chiaramente sono stati limati a schifo, e quello che succede poi è che la gengiva qua si inizierà a infiammare, a ritirare, e il paziente comunque è contento perché non sa niente di queste cose. Andiamo a vedere un altro lavoro. Ah, qua poi questo RX, per esempio, vediamo anche qua pianti dentali uniti con ponti a radici naturali. Questa è una di quelle cose che non si può mai fare. Non si fa perché poi flette il lavoro e si spacca. Andiamo a vedere, ce n'è un'altra di ecco qua un'altra. Sempre stesse tecniche. Di lavori qua addirittura la ceramica è finita dentro alla zona dove devono essere incollati. Questi sono i lavori in bocca, c'è già anche qua parecchio spazio. Questi sono gli impianti visti in radiografia e questi, vedete, sono i perni che sono stati messi in bocca. Dalle gengive non devono uscire questi perni. Ok, dalle gengive non devono uscire questi perni, ma ci devono essere i multi-unit. I multi-unit sono, ce ne ho qua un esempio, questi sono dei multi-unit. Multi-unit abutment sono dei piattelli sferici sui quali si va poi a poggiare la dentatura, viene poggiata, non viene incollata.
viene poggiata. Si poggia, una volta che è poggiata su questi multi-unit vengono posizionate le viti che stringono il lavoro. Questo è il modo corretto a livello internazionale di fare le riabilitazioni complete. Daniele, ciao, sei ancora vivo? Un saluto. Un'altra cosa qua, sicuramente l'elemento di ponte che va a prendere sei denti, questa è una scelta proteticamente un po' rischiosa perché c'è il rischio qua che si spacca la struttura. Ci deve essere una distanza che non deve essere mai eccessiva tra un impianto e l'altro, è come se qua magari non avessimo messo questo impianto, anche qui la struttura sarebbe a rischio se non ci fosse questo impianto. Sempre meglio mettere un elemento di mezzo. A sorreggere, queste sono in genere le distanze che ci possono essere tra un impianto e l'altro, massimo due denti, mai quattro. Quattro è sicuramente azzardato. Andiamo a scorrere, andiamo su un italiano. Andiamo su un italiano. Chi è che c'è gente che fa gli impianti? Andate su internet, cercate impianti dentali Sicilia, impianti dentali. Sicilia, uno guarda sempre il prezzo, solo il prezzo. Impiantidentalisicilia.it, anche questo tutto pubblico. Implantologia carico immediato 8.600 euro. Metti tutti i denti fissi con 16 impianti, addirittura zirconio e ceramica. Lo zirconio in bocca sugli impianti, full arch, non lo fa più nessuno. O almeno chi fa in maniera seria le riabilitazioni e ne fa tante. Andiamo a cercare, vediamo se c'hanno la pagina Facebook questi. Fate sempre questi esperimenti, andate sulle pagine Facebook dove caricano le foto. Ecco qua, infatti, ecco dove sta la fregatura. Questi sono i pernacci sui quali vengono poi montati i lavori. Tecnica sempre di denti incollati su perni che fuoriescono monoblocco, questi non c'hanno neanche una logica, questi lavori, perché vengono mantenute tre radici qua che non hanno assolutamente alcun senso in bocca. Questi sono, vedete anche qua i perni che fuoriescono, anche qua fresati a schifo, perché poi i lavori devono cercare di farli calzare sopra. Anche qua una distanza esagerata tra l'uno e l'altro. Andiamo avanti. Il paziente poi vede solo i denti, capisce solo il prezzo, però vedete che alla fine stanno con in bocca dei denti incollati sopra dei perni che vengono fresati alla bene meglio. Quello che succede sono lavori questi che si spaccano. Sono lavori che si spaccano o perni che hanno le gengive attorno che si infiammano o l'osso che si riassorbe. Questi sono altri lavori, quelli sono, questi sono, insomma, c'è di tutto sul web. Questo era per darvi l'idea, però vi ho dato un suggerimento per orientarvi oggi, che vedete anche qua perni hanno i segni della fresa, di come vengono fresati. Questi sono lavori che devono avere, quando si montano in bocca, massimo una discrepanza nelle parti meccaniche di 12 micron, per intenderci il diametro di un impianto. Guardate qua il fit, l'adattamento di questo multi-unit, cioè vanno a chiudere in maniera passiva e soprattutto precisa. Su questi lavori fresati in questa maniera è impossibile avere un sigillo ermetico poi del passaggio tra i denti e gli impianti. Il cemento dopo 3 anni si scioglie, lì sotto si raccoglie tutta la saliva con i batteri. A un certo punto le gengive si infiammano e viene un casino in bocca. Andiamo a vedere, per esempio, andiamo su un gruppo, sul gruppo della Dental Technicians, che sono i migliori a livello mondiale. Questi sono i migliori odontotecnici a livello mondiale, tutti raggruppati sotto questo movimento che si chiama Dental Technician Guilds. Loro fanno le cose veramente come si deve. Veramente come si deve. Quindi, se volete vedere i lavori, come devono essere fatti, andate su questo gruppo e vedete esattamente come devono essere realizzati. Vedete anche qua, per esempio, un lavoro
che viene poggiato con i multi-unit abutment sopra i piattelli. Questo è un lavoro di faccette. Andiamo, 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 andiamo. Vedete, questa è la qualità che deve essere di un lavoro su un'arcata completa. 8 maggio, Daniele, penso di sì. Devo viaggiare, però non mi ricordo che giorno parto. Mi pare il 9 o il 10 maggio, quindi mi dovresti trovare in clinica. Questa è gente che c'ha passione, insomma, lavora con passione. E fate sempre attenzione a trovare cliniche che lavorano con passione, che sono lì per stare aperte, non per chiudere dopo 2 anni. Andiamo avanti, volevo. Ecco, questo qui è un lavoro, per esempio, in Pecton. Questo è un lavoro in Pecton dove si vede la struttura sottostante, sopra ci sono i denti poggiati. Andiamo, vediamo se ne trovo altri lavori. È bello anche questo è un bellissimo caso. La BDT Technique, questa è una tecnica che stanno sviluppando per esempio in Inghilterra. Prossimamente li stiamo tra l'altro andando a incontrare, perché è una tecnica di stratificazione sopra il pecton nuova che è stata presentata in California quest'anno e noi vogliamo appunto invitarli qua a fare i corsi, devo andarli a trovare. Questa è un'altra struttura con barra interna metallica, andiamo avanti. Insomma, i lavori fatti bene li vedete qua. Questi sono a livello mondiale i migliori. E noi ne abbiamo uno di loro, di questa comunità di odontotecnici, ne abbiamo proprio uno qua in clinica ed è Zoltan, che col suo tecnico sta lavorando oggi, stiamo andando, qua che stiamo facendo adesso? Facciamo un modello di Gesso. Stiamo preparando i modellini. Adesso questo qui è uno strumento che ci permette di andare a fare dei fori fondamentalmente. Opla, sui quali poi noi andiamo a mettere i perni per bloccare dove? In articolatore. Dentro i chinghis, buoni così o scarsi. Buoni. Migliamo, sono bravi. Ragazzi, io un saluto, termino qua lo streaming, volevo augurarvi una buona domenica, noi siamo qua che stiamo lavorando, stiamo facendo formazione alla squadra di dentisti, il miglior modo di fare formazione è prendere i casi che non funzionano oppure che hanno problemi, analizzare dove sta il problema, con i migliori al mondo, andare a alzare l'asticella e far diventare l'equipe sempre meglio. Un saluto a Daniele e un saluto a Sergio Cadei, un saluto a chi c'è, Raffaele Marino, a Gianluca Nanni, un saluto a Rosanna Marinato, a tutti che ci stanno seguendo, a Roberto Pigan, grande amico, tra l'altro ci vediamo tra poco. Roberto, e qua abbiamo i pazienti che per la privacy non inquadro, facciamo vedere sugli occhi, vediamo se lo riconoscete, forse qualcuno lo riconosce. Qua stiamo facendo la formazione. Vai a casa dei figli. C'è una moglie e un figlio. A casa. Dacă are frigul cu care validez? Eu pun ceva nou în gură.